tutte ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo su una mappa che si chiama Novigrad e diciamo volevo esplorarla questo mondo, questa mappa, perché è veramente veramente gigante. È di tutte quelle che ho visto, questa è la più grande di quelle che ho visto. Intanto mi prendo la pozione della velocità. Una cosa particolare è che ci sono delle statue, cioè delle case all'interno del mondo, e la particolarità di queste case è che non esistono due identiche, quindi sono tutte diverse tra di loro. Tu cosa sei? Sì, osso, ok, osso. E quindi questa è la particolarità diciamo, di questa casa, che di questa. Ma perché tutta questa roba che ho qui? Che ovviamente mi tolgo anche perché non mi serve. Non mi pare di avere altro, perfetto. Quindi direi di vedere se ci sta qualcosa in particolar modo da vedere. Ok, non mi sembra che ci sia qualcosa di interessante in questa stanza. Oh, questo è il piano di sotto. Però delle torce me le prendo molto volentieri. E mi riprendo la pozione. Ok, qui non mi pare di vedere chissà che cosa a questo piano. Ok, qui c'è una sorta di vista. Ok, quindi praticamente si esce da parte da lì. Oh, questa è una gabbia che nelle navi di pirati venivano utilizzate per i prigionieri. Direi di andare avanti. Queste piccole di navi, a parte qualche particolare, ho notato che sono bene o male identiche tra di loro. Con particolare intendo dire le vele e colore vele, cose del genere. Qui c'è il molo, ok. Che c'è un'altra nave abbastanza grande. C'è una statua con tanti uova di drago qui in zona. Allora, qui non vedo nulla. Nel senso della parte interna, prendi questa statua, rappresenta un tizio che tiene in mano non so che cosa, penso sia una sorta di trofeo che rappresenti non so che cosa. Ok, da qui si sale. Non penso che qui nella parte interna ci sia effettivamente qualcosa, appunto è carbone. Ora direi assolutamente di entrare dentro la città. Direi di dare un'occhiata qui alle mura, che devo ammettere sono veramente veramente molto belle. Magari in qualche serie, e se comunque Minecraft Vanilla o Timelapse, di mettere le mura tipo queste, sono veramente veramente belle. Ok, questa dovrebbe essere un'altra torre. Comunque sono vuote al loro interno, come immagino le case in generale. Non so se appunto hanno
Quindi all'interno delle case non penso si può entrare. Comunque, come vedete, queste case tra di loro sono effettivamente diverse tra di loro, anche per pochi particolari, però sono effettivamente diverse. Sono tutte più o meno però dello stesso stile steampunk. Per chi non lo sapesse, in Minecraft lo stile steampunk sarebbe quello di stile medievale. Quindi diciamo questo bene o male lo stile si presenta. Qui immagino che la lana si rappresenti che stiano festeggiando qualche cosa in particolare. Ora non so a quale periodo storico si siano affidati, però altrimenti forse avrei voluto dire in modo specifico cosa potrebbero aver festeggiato, per così dire. Ok, questo è il cimitero. Ogni volta vado a finire in zone come queste in Minecraft. Però devo ammettere, ok, però devo ammettere comunque veramente veramente fatta bene come mappa, un cancello, ok, aperto per mostrare. Ora è buio dentro l'edificio e non mi conviene usare le torce, conviene più usare la pozione della Night Vision. E come vedete all'interno sono praticamente vuoti gli edifici. Questo è, non so se è un altare di qualche tipo. Un campanile. Ok. Quindi chiesa e qui c'è questo campanile, per così dire. Ovviamente andremo a esplorare pure quell'altra zona di là. Prima volevo vedere qualche altro edificio particolare. Qui ci sono delle torri. Ah, ok, queste sono quelle laterali che sono le torri di avvistamento. Questa però è diversa dalle altre, però mi sembra o sarà fatta apposta così o comunque è incompleta. Però poco male perché almeno diversifica la mappa. No, penso sia stata fatta apposta perché tutte, pure queste torri sembrano essere differenti tra di loro, quindi mantengono la regola delle case che sono tutte diverse tra di loro. Allora, questo edificio sembra un'altra chiesa? Così sembrerebbe. E qui è dove in teoria. Ah, ok, questa invece è la parte nuova, per così dire, dove dovrebbero stare a costruire vari edifici nuovi. Questo è un altro tipologia di ponte, differente da quello fatto in Dildai, quello dell'avvistamento, penso che è il ponte dei carichi, quindi dove trasportano i vari materiali. Ok, parte un po' di lag quella che vado a risolvere subito abbassando un po' ok, ora dovremmo andare un po' meglio che abbassare le cose video.
carica meno chunk, meno particelle, quindi dovremmo andare un pochino meglio. Ok, questo non, questo non credo sia una chiesa, penso più sia una sorta di castello dove, è dove finisce il ponte con l'avvistamento, quindi è dove vengono a ravvisare le varie cose. Queste sembrano essere varie casette che stanno ai vari moli, dove stanno i pescherecci. Le case dei pescatori e cose del genere. Questo è veramente fatto benissimo e sembra che la nave stia cascando qua sopra. E ammettere che il lavoro fatto veramente veramente molto bene. Questo, pure questo ponte, perché se notate abbiamo visto tre ponti e ogni ponte era uno diverso dall'altro. Quindi queste invece le parti laterali sono state fatte con le anvil, quelle mezze rotte. Ok, direi possiamo passare di qua. Qui ci sono altre case. Devo ammettere che è veramente veramente faticoso. Penso che sia faticoso fare una mappa del genere. Da quello che ho letto, sono, non so quanti erano, mi pare erano più o meno una decina ragazzi che hanno lavorato a questa mappa. E ci hanno messo 6 mesi circa. Se sapete quanto più o meno hanno messo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi pare fossero 6 mesi, però probabilmente ce n'hanno messo pure di più. Perché per fare una mappa così veramente fatta bene, sfido con una decina di persone a farla in questo poco tempo. Questo è sempre un proseguire del ponte di prima, però mi sembra che questo qui sia quello dell'acqua. Quindi penso che è dove porteranno l'acqua. Penso l'acqua. Sì, perché qui ci sta l'idrozzurro, quindi dove, come se fosse la cisterna che apriranno e porteranno. Ok, quindi siamo, ora siamo arrivati e infatti qui già viene rappresentata, sempre col vetro. Ok, qui dovremmo essere nella parte alta della mappa. Stile sembrerebbe sempre comunque steampunk, però basato più sul rosso, quindi sul sandstone e bricks, e penso a qualche parte abbiano usato pure altri blocchi tipo appunto andesite, mi pare quella è. No, andesite è quella grigia e granite che è quella rossa. Qui ho visto una marea di fiori. Diciamo che ci vuole parecchio tempo solo per piazzare tutti questi fiori. Qui invece ci stanno delle, ok, delle farme. Questa è di barbabietole, grano. Queste sono carote. E quindi immagino ci sta. Da qualche parte dovrebbe essere pure quelle di patate. Appunto, che sono queste qua. Perfetto, quindi hanno fatto veramente, diciamo, delle farme giganti. Se in un mondo single player se avessero delle farme tipo queste e si utilizzassero, si avrebbero, almeno che sono veramente veramente grandi. E dopo una raccolta sola si avrebbe abbastanza cibo per tutta la serie. Ok, questa è una casa. Penso sempre fattoria. Su un'altura, semplicemente. Ok, qui ci sta il percorso che porta
Allevare farm. Che cos'è? Cosa ci sta qui? Ah, ok. Ah, questi sono invece sono le viti, questo è un blocco personalizzabile. Non me lo fa prendere. Voglio provare ad andare momentaneamente in single player, però devo prendere gli strumenti, non so se con quale dei tanti va preso. Penso con l'ascia. Tu lo sai? Ah, ok, sarebbero le classiche teste, quelle con la skin. Ok, e di qua abbiamo, sono curioso di vedere se ci sta un castello che è veramente veramente gigante. Però veramente veramente bello. Ok, tempo scendo, finisce di generare la zona. Però veramente veramente fatto bene. Diciamo peccato che non hanno abbellito anche gli interni dei vari edifici perché avrebbero reso molto molto di più. Però immagino pure la fatica che avrebbero dovuto fare per farlo, anche perché conoscendo quello che hanno fatto e comunque si sono impegnati a fare tutti gli edifici diversi gli uni dagli altri. Immagino che anche per quanto riguarda gli interni non sarebbero stati da meno, quindi avrebbero fatto anche in quel caso le cose diverse gli uni dagli altri. Sono carino questa tipologia di albero, quasi quasi prendo l'idea e me la porto in Minecraft, nel senso dei mondi che vi sto portando sul canale. Ora volevo vedere se ci sta anche altro da esplorare. Perché non vorrei perdermi magari qualche edificio particolare. Perché comunque questo mondo, sta bar, mondo barra mappa è veramente veramente molto bella. E quindi diciamo rende vero, nel senso si vede proprio l'impegno che hanno impiegato queste persone nel realizzarlo. Spero che pure questo strapiombo non l'abbiano fatto. Non l'abbiano fatto loro, perché se hanno modellato pure questa parte qui loro, ce ne vuole, magari ci sono, cioè hanno messo veramente tanto. Sembrerebbe di sì, che l'abbiano fatto loro, nel senso che già c'era, però loro l'hanno semplicemente sistemato, nel senso ultimato, per così dire, hanno piazzato alcuni blocchi per renderlo più piacevole da vedere. Ora, ok, questa è la parte dove abbiamo visto prima per l'acqua. Una statua che mi ero perso. Sembrerebbe un angelo dalla figura. Ok, voglio. Qui c'è la parte dei fiori che
abbiamo visto prima. Ok, sembrerebbe che effettivamente l'abbiamo esplorata tutta. Qui c'è la parte delle... di un'altra farma. Questo è un albero. Sembrerebbe di quelli da... che rappresentano qualcosa. Ok, queste sono le viti. Ok, sì, sembrerebbe che abbiamo visto tutto. Pure questo castello mi avrebbe... Sì, questo è il castello che abbiamo visto prima. Ora, quindi, perfetto. Direi che abbiamo effettivamente visto tutto. E con questo maestoso castello alle mie spalle, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Vi consiglio, se volete, di scaricarvi la mappa. E comunque, perché comunque vale la pena. E per questo video è tutto. Nel caso vi sia piaciuto, mi raccomando di lasciare il mi piace, di iscrivervi al canale, lasciare un commento, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.